Abbiamo fatto tanti chilometri, ragazzi, per venire alla scoperta di questo grasso giallo che contraddistingue la rubbia gallega. Eccola qua. Gallega, giusto la pronuncia? Rubbia gallega. Eccolo qua. Dietro a quel grasso giallo, dietro a questo grasso giallo, ci sono secoli di storia, tradizione. C'è un microclima millenario. Ci sono mille condizioni che rendono possibile questo, il grasso giallo. Poche cose mi emozionano come il grasso giallo. Amici di Braccemi Ancora, io mi trovo in Galizia e questo è il Cammino di Santiago, quello che viene percorso ogni anno da migliaia e migliaia di pellegrini. Se si prosegue in quella direzione si va verso l'oceano. Invece di là alle mie spalle c'è Santiago de Compostela. Allora, il nostro cammino in realtà finisce qui, perché siamo arrivati a Bovin World. Vi faccio vedere quest'area qui, che adesso si sviluppa alla mia destra, è il distaccamento della Discarlux, che è un'azienda spagnola che commercia in carne. Perché siamo venuti qua? Siamo venuti a vedere dove nasce il grasso giallo della rubbia gallega. La rubbia gallega è una razza autoctona ed è quella razza dalla quale si ottengono quelle bistecche con quelle quattro dita di grasso giallo che a me personalmente fanno impazzire. Allora, questo è il loro distaccamento galiziano. Ci stanno aspettando, hanno acceso il fuoco, hanno detto: amici, venite, pranzeremo qui. Là ci sono alcuni amici italiani che ci hanno accompagnato e c'è il responsabile della Discarlux. Quelli sono tre pellegrini, vedete, gli zaini non mentono. Buongiorno! È qui che nasce il grasso giallo? Perfetto, siamo arrivati al posto giusto. Ah, eccolo! Eccolo qua. È lui. Noi siamo venuti qua per lui, signori. Per questo grasso giallo. Beh, direi che il fuoco è alto. Hola, hola, ciao, ciao. Siamo arrivati giusto in tempo perché qui ci sono José, ciao, ciao, José è il boss della Discarlux, ci sono le verdurine, vabbè, aspettiamo, quando la metti la carne? Già. Quando la metti la carne? La carne in 15 minuti. 5 minuti, perfetto. Ci hanno accolto con 15, 30, 45, 75 litri di vino. 75 litri di vino direi che possono bastare. Voi siete pellegrini, sì. Da dove venite? I'm from London. 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 Madrid. London, Madrid. America. America, fantastico, meraviglioso. Bene, tutto il mondo oggi sta qua. Allora, questa è una rubbia gallega, quindi razza autoctona di una bestia che è stata macellata a 9 anni. Per fare un paragone col vino è come se ci stessimo vivendo, ragazzi, un sassicaia di altissimo livello. E la consegno a Pasquale, amico. Grazie. Italiano, poi ve lo presento. Grazie. Più in là. Allora, Pasqua, noi ci siamo venuti, guarda, io ci sono venuto da Roma, tu ci sei venuto dalla provincia di Caserta, assaggiamo sta bistecca, perfetto, e poi andiamo, José ci racconta e ci spiega tutto quello che c'è dietro quel grasso giallo. Il problema è che quando siamo arrivati noi il vino già era terminato, quindi abbiamo trovato solo gente allegra. Mettila,
Cioè, sembra burro vederla da qui, vedere. Come guarda questo, non dispetto una macchina fritta, ma ostia tu. Prima della salire. Tutti come si preparavano per l'opera, io andavo a sfidare un po'. Mortacci, quanto è buona. Buona. Non è una carne ruffiana, è una carne che richiede rispetto, impegno. E che è in una ipotetica scala di carne, se doveste fare una verticale di carne, questa dovrebbe essere la carne conclusiva, quella con cui chiudere la serata, perché ha un sapore forte. Non aggressivo, non prepotente, però robusto, cioè una carne di personalità. E questa è molto, molto, molto buona. Molto, molto, molto buona. È tenera e bisogna anche masticarla, ok? Non è come quelle carni che al secondo mozzico vanno giù. Va gustata e degustata. Allora, un consiglio che vi do, ragazzi: quando prendete la carne, annusate l'osso, perché qui si sente il profumo dell'erba. Da dove viene? Qui si sente il profumo del pascolo. Qui c'è la salinità dell'oceano Atlantico che abbiamo a pochi chilometri. Insomma, dentro a sto osso, ragazzi, c'è sta un sacco di roba. Quando dicono dai l'osso al cane, ma chi te se me lo tengo stretto l'osso? La carne che abbiamo mangiato un istante fa è indiscutibilmente affascinante, con quel retrogusto che io ti posso dire, un retrogusto forte che ti rimane, cioè non lo puoi paragonare. Allora, a volte mi capita qualcuno di dire: che sapore ha? E noi proviamo a descrivervelo. Ma è difficile perché alcune persone non hanno ancora assaggiato questo tipo di sapore, che può piacere e non piacere. Quello de gustibus. Esatto. Ma allora, il metodo di Scalux, fammi capire una cosa. Loro hanno tanti piccoli allevatori qui intorno che... Loro hanno questo qui, che è il loro progetto. Hanno più avanti un centro di raccolta, perché sì, l'allevamento in sé per sé non esiste. Non è, esatto. Perché parliamo di animali. Tu hai visto lì dentro, sono animali da 5 anni, va bene? Animali da 7 anni, animali da 10 anni, animali da 15 anni, poi si fa a fare l'allevamento, è impossibile. Allora, esiste un centro di raccolta dove noi in questo momento, appena finito, andiamo a comprare un animale, che cerchiamo di comprarlo, sì, come avviene ogni settimana, presso un contadino delle zone, c'è il cane. Quindi il contadino c'ha... C'ha due o tre animali. Due o tre animali, se li porta avanti, poi arrivate voi. Arriviamo noi e lo compriamo. Figo, andiamo a comprare una mucca. Dopo compriamo i vari animali, due o tre, una settimana 5, una settimana 8, una settimana 10, li portiamo nel centro di raccolta e li lasciamo lì per quanto ci servono, come li vogliamo portare avanti. Organizziamoci allora la giornata. Adesso andiamo a comprare questo animale, okay, poi torniamo qua e, ragazzi, vi spiego il progetto Fisterra, che è un'altra gran figata che stanno facendo da queste parti. Allora, andiamo. Va bene. Perfetto. Adesso andiamo a cercare di comprare. Ok, perfetto. Questo è il borgo dei contadini, quindi vedete le stradine. Sono tutte piccole fattorie, piccole case. Trattativa in corso. Siamo arrivati nella stalla di un contadino che alleva un numero davvero, diciamo, ridotto di rubbie. E c'è José, stanno lì, la trattativa è in corso, sta scegliendo la mucca da comprare. Allora, lasciamoli fare. Comunque le condizioni sono queste, insomma, sono molto bucoliche, molto ruspanti, molto anche genuine, se vogliamo. Gli animali mi sembrano in ottima forma. Tra le altre cose mi raccontavano la dieta di questi animali, ovviamente l'erba del pascolo, il fieno e poi il mais fermentato.
Effettivamente sì, anche d'acidulo. Quindi loro fanno fermentare il mais. Sì, per farlo diventa più digeribile. Sì, decisamente, mais fermentato. Sì. Da queste parti si usa concludere l'affare con una stretta di mano, e così è stato. José, insieme al suo collaboratore, ha comprato una vacca e domani mattina verranno a prenderla. Noi però abbiamo fatto tardi e il progetto Fisterra, ovvero sia il progetto delle 13 razze che pascolano nel ranch di Discarlux, ve lo facciamo vedere a questo punto domani mattina, e il nostro soggiorno qui in Galizia si prolunga. Fisterra Bovino World è un progetto di Scarlux e adesso ve lo spiego brevemente. All'interno di questo ranch, a me sembra un ranch, poi utilizzo un termine americano, però giusto per farvi intendere, si sta sviluppando questo progetto molto intrigante. Cosa ha fatto la Discarlux? Ha inserito nei suoi pascoli qui adiacenti, dietro questi alberi, ora ci andiamo, 13 razze. E queste 13 razze da 2 anni stanno respirando quest'aria, si stanno nutrendo di quest'erba, ovvero si stanno vivendo in quello che è un microclima unico che rende la rubia gallega unica, una carne unica nel mondo, nel panorama delle carni di manzo, nel panorama carnivoro. Ebbene, l'obiettivo qual è? Capire se il microclima influisce, e la dieta e il benessere animale è uno stile di vita molto proiettato verso il concetto di benessere animale, riesca a sviluppare carni differenti in diverse razze. Dove stanno queste bestie? A 1 minuto di trattore da qua. Ora ci andiamo. Ha finito di rilasciare un'intervista alla TV galiziana e è venuto da noi José Portas. Tu sei il proprietario della Discarlux. Sì, signor. Bene. Mi presenti le tue amiche? Ok, ci dici chi sono, quali razze? Andiamo, dai, vieni. Allora, questa è Hereford, originaria di dove? Hereford è originaria della Zilla Britannica. Lui è Wagyu. Wagyu. Dal Giappone. Dal Giappone. Quello lì nero? Sagiaghessa. Come? E Sagiaghessa. Originaria di Spagna, di Zamora. Questa è la rubia. È la rubia. Tutto nasce da qui. Tutto nasce da lei. Perfetto. Questa è una razza portoghese. Chi è questa? Si chiama Maronessa. Quelli neri là? Angus. Questa chi è? Questa è la Galloway. La Galloway? Sì. Bella. È una galletta. Qui in Spagna è una galletta negra, blanca, negra, che si appella... Come la chiami? Come la chiami? Oreo. Una galletta Oreo. Ok. Island direttamente dalla Scozia, meravigliosi, guarda quanto sono belli, belli, selvaggi, primitivi. Quella è la più piccola del mondo? Piccola del mondo. Come si chiama? Dexter. Ah, questo è Dexter, ecco qui. Questo è Dexter, ma è il figlio, ok. Questo progetto, che investimento c'è stato, quanto è costato? Quanto ha costato? 300-400 mila euro. Sì. Ok, bellissimo. Sì. Poi razze italiane non ce ne sono? No. Non vi piacciono? Tu devi inviarmi a me la migliore razza d'Italia. Ok. Il prossimo progetto, l'anno prossimo. Ah, benissimo. A chi è una italiana? Ok. Come sempre, in la migliore cosa del mondo, sempre un italiano. Molto bello, molto bello. Tutto molto bello. Domanda delle domande, ma chi se mangia alla fine poi sta carne che diventeranno tante belle bistecche? Discarlux ha selezionato alcuni ristoranti. Allora, Pietro Uzzavuto, tu hai un ruolo ben preciso, sei quello che dalla Spagna praticamente porta la carne in Italia. Ok, portatore bene. In Italia della Discarlux. Uzzavuto, santo subito, ok. Invece il processo di beatificazione a gente come Pasquale, la Baita Braceria, provincia di Caserta. Tu sei uno dei pochi fortunati italiani. Quanti sono gli italiani che hanno comprato? Qui sono circa 12 clienti. 12 clienti. Che hanno partecipato a questo progetto. Ok, ai quali arriverà fra qualche mese una parte di questa carne. I tuoi clienti avranno la possibilità, ovviamente in pochi perché sarà un quantitativo limitato, certo. Però allora seguitelo sui suoi social, la Baita Braceria, quando ti arriva mi raccomando invitaci. Soprattutto, okay. Fallo sapere a tutti in maniera tale che chi è interessato può venire a assaggiarla. Molto no? Piacere.
Il nostro viaggio alla scoperta del grasso giallo termina in questo bello spazio e soprattutto con questo lombo di più di 45 kg di una rubia gallega di 11 anni. Allora, in questi giorni che ho trascorso qui in Spagna ho imparato tantissimo, a partire dalla Galizia, terra magica e con un microclima strepitoso. Il progetto che mi hanno fatto vedere gli amici di Iscarlux ritengo sia strepitoso, ritengo sia davvero interessante e meriterà un approfondimento nei mesi e negli anni a seguire, ma poi ovviamente siamo venuti qui a Madrid nella sede centrale dove si smista tutta la carne e viene servita in tutta Europa. Allora, parliamo un attimo di questa azienda, la Iscarlux. Il 30% della sua carne proviene dalla Galizia. Poi fanno una selezione anche in altri paesi europei. Siamo stati tutta la mattinata al piano terra di questi uffici, di questi stabilimenti, di questi depositi e ragazzi, io ho contato 3500 lombate. Sono immagini che però vi faccio vedere con il contagocce per un semplice motivo. YouTube e Facebook tendenzialmente considerano quei contenuti come contenuti sensibili, quindi più volte mi è capitato di vederli bloccati dai social perché a qualcuno impressiona il lombo appeso, quindi vedrete poca roba, però ragazzi fidatevi, ho visto cose che non avevo mai visto, indice di passione, di professionalità, di sì, tanto amore per questo lavoro, ho visto delle professionalità davvero alte. Concludiamo però con quello che era l'obiettivo di questo mio viaggio in terra spagnola tra la Galizia e la Madrid con, diciamo, un incontro ravvicinato con questa rubia gallega. Allora, la Iscarlux ha denominato questa tipologia di selezione come vacca vella marella, ok? Vacca vecchia gialla vuol dire, insomma, e rappresenta, diciamo, l'apice, il top della qualità. Lo vedete questo lombo? Se ne andrà in Italia, lo abbiamo selezionato apposta, se ne andrà in Italia, se ne andrà nello specifico in Sicilia, mi hanno detto. E quindi ragazzi, beati siciliani che potranno assaporare questa carne qui. Allora, facciamoci un primo piano, ci vuole, bisogna fare una carrellata in questo grasso giallo che rappresenta il valore aggiunto di questa carne. Ve lo ricordate? Ce l'hanno spiegato in Galizia, come si ottiene il grasso giallo, ci sono una serie di elementi da seguire, la dieta, utilizzano del mais che non è geneticamente modificato. Abbiamo incrociato nel nostro soggiorno in Galizia una signora a bordo di un trattore che aveva questo mais proprio sul trattore, un mais diverso da quello a cui siamo abituati noi, no? Il classico mais giallo già preimpostato. Era un mais spontaneo, un mais sicuramente più divertente. Il mais, abbiamo parlato del microclima, della salinità di quella terra, dell'oceano che fa il suo lavoro, di un ambiente strepitoso e unico, che poi è un po' quello che caratterizza anche altri prodotti. Avete mai assaggiato una mozzarella prodotta in Canada? Beh ragazzi, avrà la forma della mozzarella, ma non assomiglierà mai a una mozzarella, perché la mozzarella si mangia da latina in giù, si riesce a fare da latina in giù e nemmeno in tutto il sud. Ragazzi, merito del microclima. Il microclima è quella magia che il mondo, la terra, madre natura ci regala. Microclima, dieta e poi ovviamente la filosofia con la quale si allevano e il DNA. Ci sono mucche che nascono per avere il grasso giallo e mucche che il grasso giallo non lo avranno perché madre natura ha deciso che devono avere il grasso meno giallo. C'è sempre questo elemento, questa percentuale che nemmeno l'allevatore più bravo riesce a indovinare. Poi abbiamo visto dove nascono e come crescono queste mucche, in piccole fattorie sparse nella Galizia più bucolica, nella Galizia più ruspante, e si arriva a questo prodotto. Un prodotto che ha il grasso giallo. Attenzione, anche altre razze possono avere il grasso giallo, eh? Il grasso giallo non è prerogativa della rubia e questo ce l'ha spiegato Sergio Alba, che è il responsabile commerciale dell'estero per questa azienda. Io credo di aver detto tutto, volevo concludere questo video assaggiandolo insieme a voi, questo grasso giallo. Zanzam, il coltello ce l'ho, eccolo qui. Questo ragazzi, ci tengo sempre a ribadirlo, non è grasso, ma è sapore. Non buttatelo ragazzi, il grasso, cucinatelo. Mi si sta sciogliendo in bocca.
guardate qua, mi si sta sciogliendo in bocca e sta sudando. Decisamente buon segno. Amici di Braccia Ancora, io spero di essere stato esauriente, spero di avervi raccontato tutto quello che potevo raccontarvi in questo video sui segreti del grasso giallo. Vi abbraccio, vi saluto e come al solito vi dico che la brace sia con voi. Ciao! Una caramella, un confetto praticamente. 'Dovrebbe essere il momento serio. Allora, non serio, ma io ho perso la serietà anni fa. Anni, allora, lui è l'altro boss. Lui è l'altro boss di Scaluzzi. Guarda cos'è. Bravo, 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 bravo. Te lo dico in romano: mortacci quanto sei bravo. Ok, complimenti. Ma sì, ma come ti chiami? Scusa, Carlo Ronda. Aspetta, usa la dita solo. Come? Carlo Ronda, mortacci quanto sei bravo. Complimenti. Bravo. It means you are fucking good, fucking real good. Ok, cioè molto bravo. Molto grazie. Bravo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Torno a Roma. Va bene. Ti saluto. Ciao.